Il software di gestione prima nota è un software molto semplice e diciamo è stato concepito appunto per quello che comunemente si intende prima nota, e cioè le registrazioni che vengono fatte per le entrate e le uscite di cassa e per le entrate e le uscite di banca. Immaginiamo di avere quindi un'attività che posso dire commerciale. Se vendiamo un prodotto, ci pagano in contanti, allora abbiamo un'entrata di cassa. Se acquistiamo un prodotto, paghiamo una bolletta magari con dei contanti, allora abbiamo un'uscita di cassa. Se invece ci fanno un bonifico, allora abbiamo un'entrata di banca. Se facciamo magari un bonifico a qualcuno per pagare un prodotto o per pagare un servizio, allora abbiamo un'uscita di banca. Ebbene, a questo punto, come vediamo, il software consente di inserire queste operazioni, quindi di effettuare queste registrazioni, e si presenta con una schermata. Questa schermata ha più sezioni. La prima sezione in alto, vedete, è una sezione che ci riporta la situazione di banca e la situazione di cassa. Ci dice che dopo aver fatto tutte le registrazioni, che dopo vedremo come si fanno, di volta in volta ci dice qual è il totale delle entrate di banca, in questo caso 27.900 euro, qual è il totale delle uscite, di tutte le uscite di banca, 11.360 euro, per cui ci porta il saldo della banca. Analogamente accade per la cassa, esiste una situazione di cassa per cui c'è stata un'entrata totale di 35.415 euro a fronte di un totale di uscite di 24.000 euro, e quindi abbiamo un saldo di cassa. In cassa abbiamo 11.409 euro. C'è un'altra sezione poi che, diciamo, mi fa vedere tutte le operazioni che sono state effettuate. Ciascuna operazione viene infatti, vedete, riportata all'interno di questo elenco che mi dà il numero dell'operazione, la data in cui l'operazione è stata svolta, una descrizione sommaria, semplice dell'operazione, se è il movimento mi dice se è un'operazione di entrata o d'uscita, e poi se riguarda il conto cassa, il conto banca, e poi c'è l'importo. Tutte le operazioni che vengono registrate finiscono all'interno di questo elenco che me le fa vedere tutte, vedete? C'ho la possibilità di vederle tutte. E diciamo, questo elenco ovviamente mi riporta il numero dell'operazione e la data dell'operazione. Questo elenco mi riporta come prima operazione visualizzabile sempre l'ultima operazione che ho fatto, cioè è ordinata per data decrescente. Quindi vedete, abbiamo un 30 gennaio 2014, un'operazione fatta il 26 gennaio, chiedo scusa, dicembre 2014, un'altra il 16 dicembre 2014, e via via si va indietro nel tempo. Sono operazioni che si, diciamo, organizzano da sole, ordinano da sole. Via via compare sempre l'ultima operazione, a quella che ha la data più recente. Poi c'è un'altra sezione che mi consente di selezionare queste operazioni, vedete, mi consente di selezionarle, e poi c'è un'altra sezione invece in alto a destra che mi consente di tenere sotto controllo il monitoraggio delle entrate, delle uscite e dei saldi. Al momento io in questa schermata vedo tutte le operazioni che ho effettuato. Vedete? Se invece voglio consultare soltanto i movimenti di entrata, cioè voglio vedere soltanto le entrate, seleziono nel filtro il movimento entrata e poi clicco su seleziona. A questo punto, vedete, mi fa vedere sempre, a partire dall'ultima fino ad arrivare alla prima, le sole operazioni di entrata, a prescindere che siano di cassa o di banca.
Se inserisco ancora un altro filtro, dico voglio vedere solo le entrate di cassa che ci sono state, seleziono e vedo soltanto quelle operazioni che riguardano le entrate di cassa con i relativi importi, la relativa descrizione, il giorno in cui sono state fatte e il numero di operazioni che si attribuisce automaticamente. Se poi voglio eliminare il filtro, cancello quello che ho scritto all'interno del filtro, faccio selezione, clicco su selezione e ottengo un'altra volta tutte quante le operazioni. Questa selezione mi consente anche di realizzare, di esportare i dati selezionati in Excel e in PDF, poi vedremo come. C'è un'altra sezione in alto invece che mi dà, ad esempio, vedete qui ci sono tante operazioni di cassa, tante operazioni di banca, alcune sono entrate, altre sono uscite. Questi grafici mi consentono di visualizzare, di monitorare nel tempo quello che è successo. Mi dice, guarda che a gennaio hai delle entrate totali, cioè di cassa e di banca, di 2.660 euro. A febbraio di 23.529 euro e così via. Vedete, queste sono tutte le entrate, a prescindere che siano di cassa o di banca. Torno alla home. Analogamente ho le uscite di cassa e di banca per ciascun mese. I grafici si producono automaticamente via via che inserisco le operazioni. Ho delle entrate e delle uscite che sono messe a confronto, vedete, per ogni mese, e poi diciamo ho dei saldi. Al momento ho un saldo di 16.540 di banca e 11.409 di cassa. Il 59% di quello che possiedo sulla banca, il 41% invece è di cassa.